Tornandomene in camera mia, ho fatto a tempo a consegnare a Polina la sua vincita e a dichiararle che la prossima volta non avrei più giocato per lei. «E perché?» ha chiesto lei allarmata. «Perché voglio giocare per me», ho risposto osservandola, meravigliato. «E questo me l'impedisce». Dunque lei è sempre assolutamente convinto che la roulette è la sua unica via d'uscita e di salvezza, ha chiesto lei in tono ironico. Ho risposto di sì, con la massima sincerità. Ho aggiunto che, in quanto alla mia convinzione di dover assolutamente vincere, ammettevo pure che potesse essere ridicola, ma volevo soltanto che mi si lasciasse in pace. Polina Alessandrovna insisteva sul fatto che io dovevo assolutamente accettare la metà della vincita di quel giorno e voleva darmi ad ogni costo 80 federici, offrendomi di continuare a giocare, anche in futuro, a quelle condizioni. Ma io ho rifiutato decisamente e definitivamente la spartizione. E ho dichiarato che non potevo giocare per conto di altri, non perché non lo desiderassi, ma perché certamente avrei perduto. E tuttavia io stessa, per quanto ciò possa essere sciocco, spero quasi soltanto nella roulette, ha aggiunto lei facendosi pensierosa. Per questo lei deve assolutamente continuare a giocare, facendo a metà con me, e naturalmente lo farà. Detto ciò, se n'è andata senza dare ascolto alle mie proteste. Comunque, per tutta la giornata di ieri, non mi ha detto neppure una parola intorno al gioco e in generale ha evitato di parlare con me. Il suo abituale modo di fare con me non è cambiato, un'assoluta noncuranza nel suo modo di trattarmi durante i nostri incontri, e addirittura qualcosa di sprezzante e di ostile nell'atteggiamento. In genere, ella non cerca affatto di nascondere la sua repulsione per me, lo vedo benissimo. Nonostante tutto ciò, ella non mi nasconde neppure che io le sono in qualche modo necessario, e che, per qualche ragione, mi tiene da conto. Tra di noi si sono stabiliti certi strani rapporti sotto molti aspetti, per me incomprensibili, specialmente tenendo conto del suo orgoglio e della sua alterigia verso tutti. Lei, per esempio, sa benissimo che io l'amo alla follia e mi permette perfino di parlarle della mia passione per lei, ma naturalmente non potrebbe dimostrarmi meglio il suo disprezzo per me che con questo permesso di parlarle senza ostacoli e senza limiti del mio amore. Così facendo è come se mi dicesse: ho tanta poca considerazione per i tuoi sentimenti che per me è assolutamente indifferente qualsiasi cosa tu dica o senta per me. Quanto alle sue faccende personali, già da prima lei ne parlava molto con me, ma mai con completa sincerità. Non soltanto, ma nella noncuranza che lei mi dimostrava, c'erano, ad esempio, delle raffinatezze di questo genere. Essa sapeva, supponiamo, che io ero a conoscenza di una certa circostanza della sua vita o di qualcosa che la inquietava fortemente. Era perfino capace di raccontarmi qualcosa delle circostanze che la interessavano se necessario impiegarmi in qualche modo per le sue faccende, come se fossi il suo schiavo, o per delle commissioni. Ma mi raccontava sempre esattamente quel tanto che era necessario sapere ad una persona che veniva impiegata per svolgere delle commissioni. E anche se mi rimaneva nascosta l'intera trama degli avvenimenti, anche se lei vedeva che io mi tormentavo e mi inquietavo per i suoi stessi tormenti ed inquietudini, ebbene non si degnava mai di tranquillizzarmi pienamente con amichevole franchezza, sebbene, a mio modo di vedere,
Lei avrebbe dovuto essere franca con me, dal momento che non di rado si serviva di me per faccende non soltanto complicate, ma anche pericolose. Ma per lei non valeva forse la pena di preoccuparsi dei miei sentimenti, oppure del fatto che anch'io ero inquieto per lei e che magari mi inquietavo e mi tormentavo per le sue stesse preoccupazioni e i suoi insuccessi anche 3 volte più di lei?